Noi andiamo come al solito. Ok, come Pronto. andiamo? Come procede? Guarda, ci hanno messo l'Emilia Romagna in arancione, quindi siamo segregati di nuovo. Ormai, ragazzi, abbiamo perso la speranza, mettiamo così. Anche perché vedevo stamattina le foto della Gazzetta di Parma. Ieri ho fatto un giro in centro, c'era il mondo. Cioè, io ti giuro, mi viene da dire, ci meritiamo quello che ci sta capitando, perché cioè, ci sono degli assembramenti, neanche quest'estate gli studenti ubriachi facevano queste cose qui. Cioè, delle robe, la gente è fuori di testa. Dispiace solo che poi a farne le spese sono appunto le palestre, che è una presa per il culo. Però sai, se la gente, fin quando la gente continua a fare questo, sarà un casino, anche perché non so da voi, ma qui comincia a fare abbastanza caldo. Adesso sai, primavera, così la gente vuole uscire, cioè è un anno che siamo dentro e quindi sarà sempre più difficile tenere il controllo. Ecco perché, vediamo. La cosa certa è che in tutto ciò il bodybuilding ovviamente continua, perché le gare per fortuna sono confermate, ormai siamo tutti maniaci di home gym. È la cosa che vi Attenzione. dobbiamo ringraziare. Esatto, sono curioso sinceramente, guarda, visto che tutti quanti ci siamo attrezzati pesantemente in home gym, cosa succederà alla riapertura? Perché o la gente vende le cose, ma molti come me, che ormai c'è un anno che mi allenano in home gym, secondo me molti in palestra non ci tornano e sarà secondo me un danno economico pesante per le palestre, anche da quel punto Sì. di vista. Tante persone che secondo me si allenicchiavano, hanno perso mordente, non vanno più, non avranno difficoltà a riprendere poi con l'estate, una cosa e l'altra, quindi tutta quella fetta se la giocano, anche perché riapriranno d'estate, quindi la gente non ci va d'estate in palestra. Sì, ma pensa che gira voce, almeno qui, che si vuole riaprire tutti in comune accordo a settembre, perché se ci rifletti, chi è che fa adesso degli abbonamenti annuali? Nessuno. Cioè, Certo. sarebbe forse una perdita per i gestori piuttosto che altro. Certo, ma Quindi, ragazzi, però, lì com'è adesso? Un po' meglio la situazione? no, deve parlare domani Boris. Siamo in lockdown noi. Deve parlare domani Boris, dirci quali saranno le varie fasi di riapertura. Però col fatto dei vaccini, diciamo che l'idea è quella che riapriranno lentamente, ma una volta che riaprono, riaprono. Ma voi vedi, da quel punto di vista sono avanti, secondo me, di mentalità, cioè vanno molto per risolvere le cose, cioè fanno un piano e lo rispettano. Qui diciamo siamo un po' in balia delle onde perché con il nuovo governo e altro è stato un casino, cioè Ma quindi adesso. c'è di mezzo l'Europa. Il problema è questo, che ovviamente ci sono tutte le distribuzioni europee, ci sono stati casini nella distribuzione per l'Europa, quindi è un Sì, ma po'. infatti l'Inghilterra è fuori dall'Unione. È altro motivo per il quale pensa che io avevo ordinato il prodotto di JP, seguolo per le articolazioni, Sì. per l'Inghilterra, è ancora fermo in dogana, Sì, è ti un giuro. casino. Adesso è un casino col discorso dogane, con la Brexit è quello. Che Cioè, ragazzi, ti possono fermare i internet. pacchi in dogana, è una rottura di palle pazzesca. Paradossalmente, guarda, sono arrivati dei pacchi dagli Stati Uniti, ma dall'Inghilterra non è ancora arrivato Sì, niente. che palle, guarda. Madonna, tanta. No. Aiuto. Senti, Giuse, allora, noi dovevamo parlare di un po' di. Allora, Argomento il importante. argomento scontato. Allora, diciamo che il topic di base sono le priorità nel bodybuilding che si stanno perdendo. Cioè, il discorso che la gente tende a mettere focus differenti. Io quello che vedo lo vedo più che altro nei video che faccio e nelle risposte delle persone. Quindi quando tocco alcuni topic vedo che allora, innanzitutto la gente si focalizza tanto più sull'alimentazione e sull'allenamento c'è sempre un po' tanta difficoltà e tanta difficoltà anche a capire quanto realmente ci si può spingere. Cioè le persone hanno quest'idea che se tu dici di spingere c'è la paranoia del non recuperare, del non riuscire a fare tutto. Questo da una parte, dall'altra c'è questa cosa che dicevamo, questa mania del calcolare macros e che sfocia poi negli Fit Your Macros. Quindi Certo. diciamo questo è un po' il topic. Io volevo partire, visto che noi parliamo tanto, poi i ragazzi non lo sanno però, cioè lo vedono, chiacchieriamo tanto di allenamento soprattutto. Volevo partire da questo, dal cavolo vai in palestra e spremiti, la cosa che non arriva e non ce la fanno tanto. Sì. Ma sai cosa? Come dicevamo l'altra volta, quando abbiamo parlato comunque delle priorità, l'allenamento è la parte più difficile, la variabile più difficile del bodybuilding, appunto perché ognuno di noi la interpreta a suo modo, che secondo me è legato anche al fatto che ognuno di noi ha approcciato questo sport per motivi diversi. Okay? Esempio stupido, io ho iniziato a fare palestra oltre per il dimagrimento, però se devo dire la verità,
anche prima di dimagrire, io salii per la prima volta in soffitta da mio zio, che aveva questa mini palestra, mi chiusi dentro e mi allenai. Cioè, non mi venne il discorso del aspetta, devo dimagrire, ok? Inizio proprio per amore d'allenamento e ovviamente oggigiorno mi trovo molto più innamorato dell'allenamento che della dieta. Probabilmente altri ragazzi che sono partiti con un grave sovrappeso o problemi alimentari, ovviamente sai, se un ragazzo è obeso viene indirizzato più da un dietologo che spinto ad andare in palestra. Quindi dipende secondo me anche il motivo per cui uno inizia a fare, tra virgolette, bodybuilding. Nel mio caso è stato l'allenamento, per altri può essere un altro motivo, però di sicuro tra le due variabili, almeno parliamo ovviamente di fare questo termine, l'allenamento è quella secondo me più difficile. Ecco perché ci fa sorridere un po' entrambi il fatto che molta gente patisca così terribilmente la dieta, che è la variabile che non è oggetto di interpretazione, cioè che va fatta e basta. Poi Esatto. un preparatore può essere più o meno bravo o nelle sue conoscenze a livello di dieta o altro, però comunque l'atleta la deve appiccicare al frigorifero e seguirla semplicemente. Poi sai, per l'amor di Dio, la dieta può essere affascinante, ne parlavamo anche l'altra volta. Io sono sempre affascinato tra le varie metodologie, quindi carb cycle, provare, riprovare, però di fondo il motore che innesca tutto è la mente, le reazioni fisiologiche è lì. Cioè io l'ho visto, cioè, sono stato dei mesi fermo anche per infortunio o altro, dove la dieta, per l'amor di Dio, mi ha sempre aiutato a conservare i risultati, però ragazzi non è per niente la stessa cosa, cioè mancava proprio il motore di tutto, cioè la dieta come minimo devi tenerla, ecco, questo deve il concetto, come minimo tu devi stare a dieta, ma l'allenamento devi spingere, cioè sì, le due cose sono legate, ma poi l'allenamento fa veramente la differenza e lì poi si apre un mondo perché dipende appunto dal motivo che ti spinge ad andare in palestra, cioè se io dovessi andare in palestra e seguire la schedina non ha alcun senso. Lì poi conta molto anche il coach, cioè il coach che deve trasmetterti, cioè allora l'amore per l'allenamento deve essere dentro di noi, secondo me, cioè deve piacerti allenare. Però poi sta anche al coach trasmettere cosa vuole e dove vuole farti spingere. Io la cosa che ho visto è che comunque molti ragazzi hanno paura dei pesi, cioè della serie, cavolo, cioè io ho visto, ma anche molti ragazzi, dato che adesso va di moda il power bodybuilding o altro, io vedo ragazzi che già a priori il fatto di caricare lo squat hanno già un timore ad andarci sotto, e allora ragazzi è finita, cioè lì ok la tecnica, ecco. Noi parliamo spesso tra di noi in privato di tecnica, di intensità, ma più che altro di avere le palle, cioè, ok, devi seguire, però hai il coraggio di andare su, hai il coraggio di staccare quei manubri con il rischio di restarci, cioè, io ti giuro, guarda, adesso, come parlavamo l'altra volta, sto facendo con Gabri, con Trapani, un mountain dog di 2000, e in pratica ho raggiunto quella settimana in cui i pesi sono diventati talmente difficili da superare sia in termini quindi di pesi sollevati che di ripetizioni, che devo dirti che sai quando hai proprio un po' di paura, cioè della serie cavoli, devo fare delle spinte con due manubri per le spalle che sono veramente al limite della serie, qua devi aumentare per forza, e lì, come diceva il buon vecchio Nasser, pace l'anima sua, quando andava a far gambe, diceva: io avevo terrore di allenarmi perché raggiungi quei pesi talmente grossi che però sai che di dover superare oppure dare quella mezza ripetizione in più. Ecco, e lì sai, però ti alleni perché in primis sei mosso dalla passione perché ti piace, cioè vuoi sfidare te stesso o altro. Ecco perché sai, l'amore per l'allenamento non è una cazzata, cioè nel momento in cui poi devi veramente spingerti oltre oppure spingere quando la dieta si fa veramente stretta sotto gara. Lì o è una cosa che ti piace tremendamente oppure vai a casa e molti infatti mollano, ma ti parlo anche da preparatore, cioè molti mollano i percorsi o le preparazioni per quello, perché poi o il motivo di base non è solido o di sicuro loro eseguono e basta, non sono spinti dalla curiosità, ma Esatto. anche come hai detto tu, adesso c'è questo terrore del sovraallenamento, la gente ha paura, cioè ragazzi per sovraallenarsi ce ne vuole. Cioè, io ti dico, adesso è assurda questa cosa qui. No, Cioè, la gente pensa che non dorme un giorno, allena. Cioè, è assurdo. il problema è proprio che da quello che vedo loro non riescono, cioè c'è la difficoltà a capire che cos'è la stanchezza e che cos'è il sovraallenamento. Perché questo? Le persone hanno l'idea, purtroppo, da quello che vedono, e probabilmente anche colpa, diciamo,
tra le altre cose, colpa mia e tutto, di come ci si pone giustamente sui social e tutto, hanno l'idea che certo. Il bodybuilding e gli atleti sono quegli atleti che vanno ogni sessione, stanno carichi a mille, si allenano, si sfondano, poi tornano a casa soddisfatti, stanno col sorriso. No. Cioè, io non quando sto in piano mesociclo, cioè la maggior parte del tempo, io sto a pezzi tutto il giorno. E quando vado in sala pesi, mi piace, è una mia passione, c'ho la grinta, c'ho tutto quanto, ma è la disperazione che mi porta avanti. Perché quando vado in sala, cioè io lo dico sempre, l'allenamento non deve essere divertente. Cioè, se fai sport non deve essere divertente. Ti piace, però non ti diverti mentre lo fai, è un supplizio. E quindi le persone confondono questo. Cioè, sono stanchi, magari stanno un po' giù, hanno un po' di ansia, un po' di paura. Luke Sandow aveva fatto un podcast molto bello in cui diceva: io a ogni serie ho paura dei pesi, ma è quello che mi fa capire che sto lavorando bene, cioè devo aver paura, cioè ho paura di affrontarla la serie. Questo mi fa capire che sto lavorando bene, sto nella giusta direzione, e lo sport è questo. Ah sì, ma infatti poi sai, come guarda, nel mio caso che mi alleno molto tardi, quasi di notte, cioè la maggior parte è il convincersi a scendere giù, capito? Tra il freddo, la stanchezza, il fatto che, cioè, io ieri ho fatto polpacci, dopo ti giuro non riuscivo a salire le scale dopo averli fatti 2 giorni prima, però scendi, li rifai, tutto quanto, cioè, sapendo che i pesi sono grossi, scendi, cioè, di tuo, però non è stato divertente, nel senso, è stata una sofferenza continua, poi soprattutto, sai, più sei esperto, più, tra virgolette, sai allenarti, e più devi aver paura, secondo me, perché poi sai, a una certa età anche devi stare negli infortuni, quando i pesi sono talmente grossi e te lì da solo, poi sai, ecco, è facile nasci con uno spotter, tra virgolette, perché ti para il culo della serie. Se te lì da solo, unicamente con pesi liberi, così, e lì devi avere veramente due palle così, di andare sotto, di automotivarti ogni volta. Io ti dico, ecco perché a me piace paradossalmente il bodybuilding, dopo aver fatto diversi sport di squadra, perché il bodybuilding, se tu perdi, perdi per colpa tua, non perché il preparatore è un cretino o altro, cioè tu devi trovare ogni volta la forza, le palle e tutto quello di cui hai bisogno per allenarti. E questo soprattutto, io guarda, paradossalmente quando vado in pre-contest, parlo degli ultimi 2 mesi, dove veramente per scendere sotto il peso fisiologico faccio molta fatica, lì... Poi sai, una sfida poi con noi stessi, anche non farsi travolgere un po' dal fanatismo, cioè restare anche concentrati nella vita di tutti i giorni, perché poi sai, anche lì viene secondo me la maturità dell'atleta, cioè è non far vedere che patisci la tua scelta anche ad altre persone, cioè è veramente un universo. Però ecco, l'allenamento non è facile, cioè ovvio che poi la gente dovrebbe farsi delle domande, che spesso questi campioni che mettono i video, innanzitutto sanno di essere ripresi. Cioè, non sono Dorian Yates in turno, che all'epoca non gliene fregava niente, infatti sono venuti fuori dei video motivazionali incredibili, cioè lui era ripreso così mentre si allenava, non si metteva in posa Dorian Yates perché sapeva di essere ripreso, lui spingeva e venivano fuori quelle urla disumane o altro. Oggigiorno, non facci caso, non ci sono più quei video motivazionali dei pro moderni, non fanno dei video tutto l'allenamento seguito da un videomaker, fanno quella serie in cui fanno finta di spingere. Ma è ovvio che uno si pettina, sta bello sorridente, ma ragazzi, elementi quando si spengono le fotocamere sono altre cose. Ho visto gente veramente con le mani che sanguinavano. Ieri ho visto la Miss Fitness Olimpia in carica, la bionda seguita da John Mito, sì, che adesso non ricordo, la Miss... sì. Lei, io la mollo a follia, ieri, dopo aver fatto lo squat, è iniziato a sanguinare il naso, non se l'hai visto. Si è messo proprio lo scartoccio di carta qui e ha continuare a allenarsi. Cioè, ragazzi, non è divertente, nel senso, io ti giuro, è questo. Ragazzi, perché è facile fare i fighi, ma allenamento vuol dire che si rischia tali impressioni, svenimenti, cioè, ok che non dovrebbe, però ragazzi, sono cose che succedono e... no, ed è normale. Uno concetto che tu... Allora, io questo che dico... Il bodybuilding, come tutti gli sport, non è salutare. Quindi non puoi cercare di far passare il concetto che quello che facciamo è salutare. Allora, allenarsi in un certo modo non fa bene, perché l'allenamento per la salute è il fitness, ok? Quindi l'allenamento in buffer, tranquillo, per muoverti con una parte di cardio, una parte di resistance training,
importante per rinforzare, ma che non porta muscolatura sovrafisiologica, quello è l'allenamento per la salute. La dieta per la salute è una dieta normocalorica in cui hai tante fonti diverse, non mangi troppe calorie, stai bene, non spingi il peso rimane nel tuo range e stai felice. Quella è la dieta per la salute. Quindi quello che facciamo noi, che spingiamo in bulk a mangiare come orchi, in cut facciamo la fame, l'allenamento lo spingiamo al limite, avremo tutta una serie di feedback che non sono positivi, ma molti preparatori, preparatori secondo me è un nomone, molti marketers, mettiamola così, ti fanno passare il messaggio che tutto deve essere rose e fiori, ok? Quindi dice, ah, ma portare tutto al cedimento, che arrivi a casa e sei distrutto dopo la sessione, che crolli con un crollo adrenalinico e ti metti a dormire, non è possibile, non è salutare. Sì, sì, perché è così, è così. Sì. Ma cosa bella, Ludo, la cosa bella è questa. Paradossalmente, questi fenomeni, come li definisco io, stanno facendo passare il bodybuilding come uno sport sostenibile, quando in realtà, esempio, all'epoca, poi mi dirà anche la Giorgia, cioè, una che gioca in pallavolo, io giocavo a basket, ok, erano 4 allenamenti a settimana da 3 ore ciascuno, io tornavo a casa che crollavo vestito, cioè io studiavo, poi giocavo a basket, appena tornavo a casa con la canotta, io andavo giù e mi svegliavo il giorno dopo. E allora, cosa mi viene a dire? Che il basket è salutare? No, perché a certi livelli diventa, se tu sbagli il tiro, cioè diventa follia, cioè diventa fanatismo. Lo sport a certi livelli non è sostenibile. Non mi venissero a dire che Bolt, quando sei nato per le Olimpiadi, gli allenamenti che fa quello lì sono sostenibili. La Pellegrini, cioè ragazzi, il nuoto, ci passano la vita in acqua, non è sostenibile. Però se vuoi andare a certi livelli lo devi fare. Ma pensa a te, della serie, sai quando parliamo di te sul fatto che i vecchi bodybuilder arrivavano già ai concetti attuali, ok? Allora, devi sapere che a Parma, al New Center Gym, c'è un vecchio bodybuilder, si chiama Renato Caleffi, che è stato uno dei pionieri del bodybuilding, amico di Spattini, parliamo di quegli anni lì. Lui, per quanto adesso è pazzo, quello che vuoi, sotto psicofarmaci, ok? Lui disse una cosa saggia un giorno, adesso giù, il bodybuilding non è uno sport salutare, perché tu il corpo lo demolisci, il corpo non è fatto, non è concepito per sobbarcarsi quegli stimoli, per essere allenato così intensamente, per essere stressato così, e gli organi e i processi fisiologici non sono studiati per sobbarcare quella quantità di cibo o quella privazione di cibo in cut, ok? Ecco perché, lui mi disse all'epoca, nasce il doping, ecco perché il bodybuilding, come diciamo noi, nasce associato al doping, occhio. Cioè, il bodybuilding è giusto, è brutto dire, questa è una frase assurda, però secondo me è vero, è giusto che il bodybuilding sia strettamente, nasca strettamente connesso al doping, se ci pensi, perché se il corpo non è fatto naturalmente per sobbarcarsi questo stress, tutti questi stressor, se tu non ci metti il doping, puoi mangiare quando vuoi, puoi programmare quando vuoi, ma non è una cosa fisiologica. Ecco perché, pensate, all'epoca c'erano già arrivati, c'è un concetto che adesso sta passando per la cosa più naturale del mondo, cioè che il bodybuilding sia sostenibile. Per me è una minchiata, passami te, perché nel senso, sì, poi, cioè nel senso, poi sai, la programmazione, la periodizzazione, la dieta, sì, la puoi fare quando vuoi, però ragazzi, il bodybuilding di sicuro è un'attività che nuoce gravemente alla salute, cioè nel senso, anche se lo fai in modo natural. Ragazzi, il bodybuilding è davvero una botta non di salute per il corpo, ma questo vale per dieta, allenamento e tutto quanto, capito? Cioè, anche lì, facci caso, cioè, qua parliamo di uno sport in cui la gente, ovviamente parlo a livello doped in questo caso, si fa abusa di insulina per mangiare delle quantità spropositate di carboidrati, capito? Cioè, ma dove cavolo si è mai vista? Cioè, noi parliamo di doping a supporto dell'allenamento, questi usano il doping a supporto del cibo, cioè è una cosa che uno dice, ma porca, ma dove cazzo siamo arrivati? Cioè qui siamo arrivati al punto in cui la gente usa degli antichemioterapici nelle fasi detox. Sì. Cioè, ma noi, io guarda, ti giuro, dato che ci occupiamo anche di ripulire alcuni ragazzi che hanno avuto gravi problemi con il doping, ne abbiamo viste, cioè, sono arrivati a fare delle robe, quindi tu immagina per provocare questi danni quanto cibo sia nocivo la semplice dieta allenamento. Avevano detto, è assurda, non mi ricordo chi aveva detto che stavano parlando di non so che prodotto che era uscito, forse quando erano usciti quei chetoni, quelle cose lì, vabbè, non mi ricordo chi aveva detto, ragazzi, nel bodybuilding
Abbiamo provato di tutto, abbiamo provato tutti i farmaci che c'erano, abbiamo provato ogni cosa. Se qualcosa funzionava lo sapevamo, quindi non andate a riprendere In cose del anticipo. passato, abbiamo provato di tutti, di tutto. Infatti erano interessanti le dirette che faceva Pitalis con Gariboldi in cui riprendevano delle usanze, dei farmaci che si utilizzavano in passato, quindi, quelli contro il cortisolo, eccetera, che comunque veramente, cioè, Ragazzi, qualsiasi cosa si buttava no, dentro. ma poi pensa che, come si dice, cioè, poi i bodybuilder sono arrivati comunque a usare molti farmaci testati sugli animali, cioè, che si usavano in veterinaria, cioè, Sì, tu, cioè, ma guarda, ma io mi parlavo con la Benedetta perché parlavamo appunto di diabete e insulina, mi diceva appunto che molti usano appunto una tipologia di insulina, pensate, molti culturisti usano una tipologia di insulina che costa meno, usata per curare i cavalli. Tu pensa a te. Pensa il culturista medio quando è cretino di usare un'insulina concepita per un animale come il cavallo che ha degli organi ovviamente molto più grossi e certo. usare le stesse dosi per l'uomo. Cioè pensa il culturista medio è un deficiente cerebro leso No, perché se allora, pensano di il discorso cioè, di roba dell'insulina assurda. purtroppo è partito con Milos e è totalmente perso, si è perso totalmente ed è secondo me una delle molecole più pericolose in assoluto, non come credono la gente per l'ipoglicemia e il coma ipoglicemico che può portare, perché là devi essere mongoloide. E io ho saputo di persone che per vedere se l'insulina era vera, cioè parliamo di un farmaco che non costa niente, che io non credo che esista insulina finta in giro, per vedere se era Esatto. vera si induceva un coma ipoglicemico, cioè un'ipoglicemia, cioè se la prendeva, Oh vuoto, Madonna. dice aspetto che mi viene l'ipoglicemia per vedere se è vera. Dico, ma tu, cioè, sei deficiente, Sei sei malato, ma deficiente. muori. E il Ma vabbè, problema ma del poi ovvio problema che dell'insulina, se tutto l'impatto sul sistema cardiovascolare, il danno endoteliale che comporta, cioè è assurdo. tremendo, è tremendo. Lì o veramente sei tremendamente bravo a gestire cazzi e mazzi, però diventa veramente pericoloso. Poi sai, come hai detto anche tu, essendo che costa molto poco, molti cosa fanno? Risparmiano su un altro, pensano di dar giù con l'insulina, però occhio, perché un attimo, cioè, è una cosa molto, cioè, nel senso, si gioca, si tende spesso a giocare con cose che non si conosce, cioè, Sì, 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 sì. infatti stamattina guarda, c'era un po' di insulina, parlavo con Alberto Grazia, mio caro amico, mi ha mandato un podcast in cui Milos sfotteva Fara, dicendo che ovviamente lui non la sapeva usare, ecco perché demonizzava l'insulina, ma in effetti lì è una cosa talmente delicata che, ragazzi, bisogna andarci con i piedi di piombo. Milos qualcosa ha capito, però secondo me non lo so. Ho visto io dei protocolli, non mi sono piaciuti perché partono molto per la tangente, c'è cioè un po' un'estremizzazione. Il concetto di base può aver senso, però roba da 60 unità di insulina al Ma giorno è. No, 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 non ci siamo. Però il poi discorso. sai, Dimmi. no, dimmi loro. No, dicevo, il discorso di base, senza entrare poi nel mandro chimico, è che anche con la chimica si dà meno importanza all'allenamento. E questo è un altro discorso. Cioè, in ogni caso, l'ultimo a essere sacrificato è Quello. sempre l'allenamento. Tant'è vero che io vedo che la tendenza delle persone è quella di cercare sempre di avere sessioni, tra virgolette, leggere. Adesso, non so se hai visto, va di moda un builder di non so che paese nordico, forse, che si chiama West. È un builder natural. Molto L'ho portato geneticamente, visto molto già. molto portato geneticamente, cioè veramente bei volumi. E lui scrive che si allena 7 su 7, cioè lui si allena tutti i giorni di base, sempre. E allora, a me personalmente le esecuzioni non piacciono perché non ha quel controllo, cioè è forte, spinge anche di ripetizioni eventualmente, però non ha, cioè, quel controllo che ti va a stuprare il muscolo, cioè quella tensione continua che ti sfibra totalmente il muscolo, capito? Quindi mi sembra molto un po' più sistemico, un po' più dispersivo come lavoro. E molti mi stanno chiedendo, guarda, nel Q&A, oggi pure l'ho fatto, in ogni Q&A ormai mi chiedono sempre di allenarsi 7 su 7. Però ti dico questa cosa, ti aggiungo questa cosa. Guarda, La ma domanda è. fascinato, cioè La cosa che dicono è, lui dice, mi alleno 7 su 7 e mangio tantissimo. Allora, nelle persone scatta la cosa del mi alleno tutti i giorni, così mangio tantissimo. mangio di più.
Ma vedi, è il stesso discorso che facciamo noi con i ragazzi che mi dicono giù, guarda, mi dai un po' di cardio in più così mi posso fare lo spritz di sabato sera? No, cazzo, no, cioè, vedi, è sempre lì dove dove la gente è debole, sulla dieta, ma è assurdo, cioè, no, non bisogna ridursi ad aumentare l'allenamento o aumentare alla cazzo l'allenamento, perché io sfido chiunque allenarsi 7 giorni su 7. È a spingere come Dio comanda, cioè anche È lì, come hai follia, detto tu, è se follia. questo tipo qui comunque spinge a livello scolastico, come definiamo noi, come fai? Che tu, per come ti alleni tu, cioè 7 giorni su 7, ragazzi, uno fa una fine atroce, cioè come fai a recuperare? Indipendentemente dalla genetica che uno può avere e dalla farmacologia che uno può avere, ma dopo un po' paga il prezzo, dopo un po' il corpo ti arriva a crollare, cioè Guarda. a meno che vedi, è il solito discorso. Corso. Cioè, perché la gente deve sapere che i dibattiti per te è sempre il discorso tra intensità e volume. Cioè, io sarò limitato mentalmente, però per me è impossibile combinare le due cose dando estremizzazione a entrambe contemporaneamente. Cioè, tu non puoi fare il volume elevato e l'intensità elevata contemporaneamente, perché o sei qualcosa di inumano, quei casi al mondo che ci sono, o altrimenti non è possibile. Io, guarda, l'unico che ho visto al mondo è uno come tipo Michael Earn, che a 50 e passa anni fa allenamenti pesi della Madonna, ma intensità pesante, volume elevato, perché se ne però a 50 anni è un figo da paura, è gigantesco, è fortissimo, ma è inumano, cioè, ce n'è uno su un milione. Cioè, ragazzi, poi... Per non parlare di essere natural, anche qui ripeto, come vedi, questo tipo qui che si allena 7 giorni su 7, poi se vai a vedere le esecuzioni, probabilmente, come hai detto anche tu, non si sfibra fino in fondo, quindi diventa un buffer. Cioè, a sto punto, se ti allena in buffer, ragazzi, è un altro sport. Cioè, però non dite che vi allenate pesanti, perché io ho visto della gente di 120 kg squattare pesante, fare 60 serie di quadricipiti, nessuna, tutte buffer, però della serie, ok. E adesso però carica, è ovvio, ne puoi fare pure 100, però alla fine arrivi allo sfinimento che il muscolo è imballato e crolla per quel motivo, ma non perché l'hai spremuto. Ovvio che poi la gente, sai, è anche un'abitudine, è abituata ad allenarsi in quel modo, pensa che il troppo faccia bene e non è neanche spinto ad aumentare l'intensità. Ma questo sbagliano secondo me molti coach, ma perché? Tu immagina, in Italia la maggior parte dei coach hanno molti clienti da gestire, è sempre quello il discorso, quindi cosa fanno? Dato che i ragazzi non sanno allenarsi, è più facile per un coach bombardarli di volume e con il volume, bene o male, qualche risultato arriva. Totalmente. Mentre è difficile mettersi lì e allenare i propri atleti, insegnargli l'intensità. Ragazzi, allenare l'intensità e trasmettere l'intensità è tremendamente difficile. Dire a uno fai 50 serie per il quadricipite è facile, lo stronchi di volume, ma quello non saprà mai allenare. È ovvio che se i ragazzi da casa vedono un peso massimo italiano di 120 kg squattare 180, dicono cazzo che peso, 180 in rapporto al suo peso non è un cazzo, può essere quello lì di intensità, potrebbe mettere 220 tranquillamente, ma non lo fa. È ovvio vedere un bilanciere piegato, però devi vedere anche chi c'è sotto e che supportazione ha dietro, perché se tu sei 120 kg, scotti 180 e ti fai il mondo, 20 farmaci nel sangue, sei una pippa per quanto mi riguarda, capito? Cioè, però da casa vedono il bilanciere piegato, ah, che poi c'è, vedi, è tutta una cosa a parte, però ecco, il discorso è sempre quello, cioè insegnare alla gente a allenarsi. Cioè l'intensità, sono il primo a dirlo, è molto difficile, fin quando non ti alleni con qualcuno che veramente ti Assolutamente. fa capire che cosa è l'intensità. Guarda, ti dico. Cioè, quello è incredibile. E io, ovvio che fin quando ti alleni da solo, ami l'allenamento, puoi cercare di spingerti, però se tu ami proprio quel tipo di allenamento, già so che farò una figura di merda, perché ci rimarrò sotto, ma lo so benissimo. Però la cosa che vedo oggi è che tutti questi ragazzi che sono a volume, quando sotto l'intensità, si rendono conto di non padroneggiarla, piuttosto preferiscono restare sul volume, piuttosto che cercare di spingersi oltre, perché il solito discorso, c'hanno paura dei pesi, o c'hanno paura dei pesi, poi, oh, c'è da una cosa, che ognuno di noi, secondo me, di indole, proprio di carattere, è più spinto verso il volume e l'intensità. Quello assolutamente. Io, per esempio, sono per il basso volume, per esempio, io, come ne parlavamo l'altra volta, io e te,
da quel punto di vista siamo simili, perché per ogni esercizio di serie veramente oltre i limiti ne abbiamo due circa, ok? Cioè, c'è gente che dice di averne 4 o 6, non credo proprio, cioè, a meno che non sei veramente Maometto, cioè, diventa difficile. Però io, per esempio, sono uno da volume medio-basso, però l'intensità deve essere sparata al limite, da postazioni singoli, quindi odio gli allenamenti molto dinamici che disperdono energie mentali, perché se io devo andare completo 2-3 minuti, chi se ne frega, ma io quando spingo la serie, io devo andare veramente oltre i limiti. Ma perché? Perché di mio, voi che sono molto introverso di carattere, molto tranquillo, riesco a isolarmi, cioè per me io quando metto la mano sul bilanciere il resto non esiste, e riesco a spingere oltre. C'è gente che, ecco, per esempio per me, uno che si allena con le cuffie non si allena, ma non perché è un coglione, perché se tu devi andare proprio nel tuo io interiore e spingere proprio con la testa, devi sentire la testa che ti esplode, non puoi ascoltare la musica. Perché devi ascoltare la musica? Cioè, io lo facevo a 13 anni, quando ero scazzato, sai, mi mettevo i Creed, andavo dietro ai Creed, che mi gasavo. Sì, ma non puoi fare della gran tecnica innanzitutto? Cioè, se io dovessi pensare di fare un super slow, ok? Con la musica è follia. Però tu del super slow ti alleni da solo. Ma anche in palestra, Ludo, ti dico, ma infatti in palestra noi la musica c'è sempre. Ovvio che non deve essere una musica da discoteca, ci mancherebbe. Perché non sei venuto in ultra. Però anche lì, ragazzi... Però vedi, anche lì, io di solito in McFit, quando vado c'è abbastanza musica pesante, però comunque ho imparato un attimino a mettermi e a farlo. Oppure ho comprato le cuffie insonorizzate, sai quelli del trapano, di quelli che scavano a terra? Io metto quelle. C'ho ste cuffie giganti, ma alleno. Però che mi mette la musica, non riesco, cioè è proprio un più forte di me, paradossalmente. Quindi già quando vedo gente che mette la cuffia lì, a meno che non sono insonorizzate, oppure non metti qualcosa di tranquillo, se metti una cosa e devi andarci dietro al ritmo, ragazzi. No, è quello il problema, infatti, questo sì, io devo assolutamente... Io la uso, a me piace la musica, ma io metto musica sempre calma, cioè molto orchestre, colonne sonore, queste. Questo. Sì. È veramente difficile, cioè, veramente bisognerebbe fare, sai, dei camp, cioè, di allenare l'intensità. Ma guarda, e poi allenare l'intensità, ragazzi, non facevo. Cioè, io con l'Academy, quando ho fatto i corsi e tutto, era basato su questo. Cioè, io facevo venire i ragazzi e... Adesso col Covid è fermo. Facevo venire i ragazzi e lavoravamo sull'intensità. E tutti quanti si rendevano conto, guarda, c'era un ragazzo che aveva lo stesso macchinario, c'era, vuoi caso, nella palestra, c'era lo stesso macchinario che lui utilizzava per il petto. Gli ho chiesto quanto carico faceva per le 8 ripetizioni, tipo 40 e 40, ne ha fatte 15 con 50 e 50 con me. Vedi, però fin quando appunto non te lo fanno capire, non ci arrivi. Poi ovvio che nel momento in cui prendi consapevolezza, poi è ancora più bello, perché diventa una sfida con te stesso ogni volta un attimino spingerti oltre. Però vedi, nasce proprio da dentro, secondo me. Cioè lì, se tu non hai appunto amore per l'allenamento, è quell'indole di, come si può dire, di masochismo, sì, cioè veramente spingerti, cioè l'allenamento non è spostare il peso da punto A a punto B, ok? Ma neanche percepire un pompaggio, perché io, come ne abbiamo detto l'altra volta, a me l'allenamento pump mi sta sul cazzo. Cioè, per me, quando leggo serie pump, abbiamo detto, vuol dire tensione comunque continua, massimo controllo, io un minimo di negativa, 2 secondi la devo fare, perché se no, per me è uno scempio, eh? Cioè io non ho mai fatto questo. Per me pump è questo. Esatto. Ed è sempre 20-30 ripetizioni, però capisci che lì anche... Cioè, nel momento in cui non sei curioso te di metterti in gioco e capire, e lì, ragazzi, il preparatore non ha colpa, tra virgolette, perché poi ovviamente il preparatore lavora con chi ha a disposizione, però, ecco, sarebbe cosa buona e giusta un attimino ogni tanto allenare, perché allenare può rendere gli atleti molto migliori. Giuse, ascoltati, questo sicuramente. Cosa, tu per gli esercizi, la cosa che dicevamo, perché così i ragazzi anche ascoltano, gli esercizi, quante serie buone riesci a fare per ogni esercizio? Ma io, guarda, io per esercizio 2. Io, guarda, preferisco fare questo. Allora, molte serie di avvicinamento, ma questo ti spiego. Le serie di avvicinamento, molti le fraintendono. Per me, se
Avvicinamento vuol dire serie per beccare feeling e il carico giusto. Questo vuol dire, quindi di conseguenza, io di solito consiglio sempre di restare comunque a ripetizioni basse, perché ovviamente poi vai a accumulare un po' di acido lattico, può dar fastidio. Io di solito non supero mai, se faccio così, è sempre stupido. Panca inclinata con i manubri per il petto, faccio addirittura dalle 4 alle 5 serie di avvicinamento. Le prime serie di avvicinamento parto leggero, 6 colpi, poi scalo 5, 4. E di solito arrivo a fare l'ultima serie di avvicinamento con due ripetizioni, proprio per capire, cioè devo, tra virgolette, dire al muscolo, occhio, bello che tra poco arriva la bordata pesante, ok? E ti dirò, man mano che poi le settimane progrediscono, anche quando becchiamo il carico giusto, io le faccio sempre le serie di avvicinamento, perché molti cosa fanno? Quando sanno bene o male il carico, Vanno le diretti. saltano. Esatto. E dopo le serie di avvicinamento faccio un paio di minuti di pausa, proprio per recuperare, perché comunque sono carichi pesanti anche le serie di avvicinamento, basse ripetizioni ma pesanti, 2 minuti di pausa, poi due serie, poi sai, dipende, allora, se vai a fare un JP, un Jordan Peters, sappiamo benissimo, di solito lui lavora prima serie veramente pesante, 5-7 colpi, la seconda è di bake-off, tra virgolette, anche pesante, anzi, come parlavamo l'altra volta, la serie di Bake Off è quella più drastica, più drammatica, perché sono più ripetizioni. Esatto. Però, tipo io adesso sto lavorando molto con John Meadow, dove un po' il volume è più alto, però due serie pesanti, massimo due. Cioè, la terza è difficile, come hai detto anche tu, o cambi tecnica, fai qualcosa di diverso, o tre serie davvero pesanti, o scali il peso. Cioè, ovvio che se tu hai un range di ripetizioni che va da 6 a 10 colpi, la terza ci può anche stare, perché ovviamente tu dici, boh, la prima ti sparo 10 colpi, mi accorgo che posso aumentare il peso, lo aumento, se no margine altre due, ma se tu hai due serie da 8, 10, barra 10 colpi, quindi due ripetizioni di margine, capisci che lì, nel momento in cui ne spari due veramente cattive, ragazzi, là o scali il peso, la terza non ce l'hai. Ecco perché poi, sai, secondo me, ecco, un indice di intensità è proprio appunto il numero di serie pesanti che tu riesci a dare per esercizio, perché già Bravissimo. se riesci a dare la terza, vuol dire che tu hai cazzeggiato, nel senso, ecco, io posso dare anche questo consiglio, poi mi direi come la vedi te, cioè, se tu alla terza devi scalare il peso, vuol dire che è il peso giusto. Se tu alla terza riesci a tenere almeno lo stesso peso, parità di ripetizione, vuol dire che hai cazzeggiato No, alla no, allora, grande, cioè. secondo me già tra la prima e la seconda con lo stesso peso devono uscirne di meno, cioè matematico, non esiste. Ah, per E forza. io il Infatti di discorso è che solito, non so, 5-7 colpi. Il discorso è questo, che Dimmi. ti faccio un esempio. Io l'unico esercizio in cui, oddio, l'unico, ogni tanto faccio tre serie, ok? Quando ne faccio tre, lo schema che normalmente utilizzo, con cui mi trovo, è il medio pesante leggero, ossia una serie sulle, metti conto, sulle 8-10 per la pressa, anche 10-12, poi carico di più e vado sulle 6-8 barra 8-10 per le gambe. Sulle gambe sto sempre un po' più alto delle ripetizioni per evitare infortuni. E poi scarico, ne faccio una, la più leggera, dove cerco di superare le 15, quindi 15-20 ripetizioni. Perché? Perché ne faccio una media che è già una bella botta, perché comunque carichi tanto e sono anche abbastanza ripetizioni. Poi aumenti il carico e c'hai quel, diciamo, quel sollievo del fatto che comunque sono poche ripetizioni. Quindi mentalmente c'hai una botta neurale, però mentalmente non devi sopportare troppo dolore. Dopo che ti sei Certo. saturato, perché da un punto di vista neurale non ce la fai più, c'hai il sollievo di lavorare con un carico più basso e arriva la botta sull'endurance. Quindi è un equilibrio. Però qual è il discorso? Che io quando faccio questo lavoro, cioè il resto della sessione è, tra virgolette, inerzia. Faccio quel che devo fare. Ah, beh, Però, forte. cioè, Ah, è una voglia. mazzata che, Sì. diciamo che se non fossi un Ti sei dato una po' botta. più avanzato, dovrei andare a casa. Perché è una mazzata per il distretto, Ah, cioè sì. il Sì, core diventa, capito? la serie potresti anche andare a casa, ma ti spingi proprio perché devi, perché se no già sai che con la tua intensità ti fai. A proposito della terza serie, mi è venuto in mente adesso. Allora, io cosa faccio? Allora, ci sono quelle schede in cui ho quelle tre serie proprio da protocollo. Dopo la seconda crollo. Alla terza cosa faccio? Ecco, mi capita spesso di, se ho la terza serie, riduco ma leggermente il peso, ok? E modifico leggermente la tecnica, cioè della serie, ok, cali il peso volutamente,
Però, per esempio, esempio stupido, nelle spinte per il petto io di solito non amo estendere completamente il gomito, ok? Anch'io. La terza serie è meno peso devo essere l'articolazione, cioè lo faccio volutamente, ma idem anche, non lo so, nello squat, per esempio, strizza, esempio, stendi il ginocchio, strizza il quadricipite, una cosa inconsueta, ma che comunque, ecco, se dovete fare la terza serie, scalate leggermente, ma modificate la tecnica in modo da andare a morire lo stesso. Però vedi, è comunque qualcosa di diverso rispetto alle due serie cardine. Questo sempre. Ti dico questo, Questo sì. molte persone Sì. sicuramente in questo che diciamo non si ritroveranno. Si ritroveranno che riescono a fare Ovvio. 4 serie, 5 serie, quello che vi pare. Ora, io una cosa che ho notato è che molto spesso mi è capitato di recente che ho mandato una scheda mia a un amico, no, per provarla e tutto il resto, e non ci ho scritto il numero di serie, ok? Non so perché, non avevo scritto esercizio e poi sotto che cosa fare, perché non volevo confonderlo, perché io di solito scrivo esercizio per 3, per 1, per 2 e tutto, il numero di serie. Non l'avevo scritto, solo Certo. cosa fare. Lui ha finito la sessione, mi ha detto, no cazzo, pesante, bellissima, eccetera, poi, cioè, voglio dire, 35 serie. E io ho fatto, come 35 serie? Sono andato a vedere, ho detto, ma sono 9, cioè, sono 9, ma come 9? E praticamente qual è il discorso? Che quello che io considero un'unica serie, magari un cluster set, ok? Con, che ne so, dei recuperi brevi, eccetera, molti lo considerano tante serie. Quindi viene Ah, anche beh, questo, capito? Nel senso che magari sì. Sì, che la vedono a blocchi. una persona che dice, guarda, Ludo, ho fatto 4 serie da 8 con 60 secondi di recupero, il cedimento soltanto alla fine. Quindi 8, 8, 8, l'ultima da 8 e ho ceduto. Per me è un cluster set, ok? Ah, beh, sì, è uno, però, è uno. È Cioè, uno, perché c'hai un failure point e le serie precedenti sono serie di accumulo di fatica, cioè non ti danno, non stimolano, ma sono certo. preparatorie allo stimolo che arriva alla fine. Certo, sì, è lo stesso discorso del respose, è come se un respose, non so, una serie da 6/8 colpi e due respose da 10 respiri, per loro sono tre serie. Bravo. Quando in Infatti realtà è una portata oltre. John fa molto Che questo poi discorso, eh. anche ma sai cosa, vedi, anche lì Ludo, è una questione secondo me di forma mentis, cioè vedi, il fatto di, ecco, che loro vedono a lungo raggio, cioè uno che vede una serie con due respose non vede le 6-8 alla morte più dopo il risposo, Bravo. vede già la fine della serie. Io devo disperdere le mie energie fisico-mentali in tutta la serie. Io no, io faccio, almeno io ti dico come la vivo io: 6-8 colpi, io vedo stop, 6-8 colpi, io devo morire. Il rispose è per andare sottoterra, per come la vedo io, non che già penso. Cazzo, adesso ho due respose, quindi 6-8 non spingo al massimo perché altrimenti poi non sollevo il peso. No, io 6-8 in teoria devo già morire perché altrimenti, cioè, che cavolo di respose è? Idem lo stripping è stessa cosa, cioè un 3 drop set, allora cosa sarebbero? 4 serie complete, quindi Guarda, la prima serie più 4, ti dico assurdo. questa cosa, i response più belli che ho fatto sono quelli che ho deciso all'ultimo, cioè sono andato sulla pressa, ho sparato al massimo, stavo proprio crollando, boom, sono riuscito a chiuderla oppure sono rimasto sotto, non lo so, e mi sono aiutato con le mani, qualcosa, ho riattaccato ed ero così carico che ho detto, Vediamo, senti, sai che c'è? Aspetto 20 secondi e sparo quante più riesco. Quello, cioè, là ne senti usciva la una, differenza, senti tutta la però differenza. Là ho iniziato a capire, sì, ok, ecco che cos'è un response. quello. Ma infatti, guarda, questa cosa mi viene da farla anche con i personali che faccio, ma non con gli atleti, con le persone normali, le porto come voglio, cioè io dico, dai, fanne 6 colpi cattivi, quindi può darsi lui me ne spara 4 più 2 forzate, e là risparo il risposo perché sono bastardo, cioè lì veramente rimando a casa che mi vorrebbero ammazzare. Però sì, in effetti la gente va un attimino fottuta da quel punto di vista, perché loro pensano subito alla via più facile, però vedi, anche Ma lì il solito normale. discorso dipende dall'indole, cioè io guarda, sarà che adesso. Ma sai cosa? Sarà che da quando ne parliamo ci sto facendo molto più caso anche su Instagram ai vari video dei pro e nessuno tira. Cioè, ragazzi, nel senso, io non faccio altro che vedere questi pesoni, ok? Queste piastre caricate, però poi vedo chi c'è sotto, ok? E vedo che quello che c'è sotto è comunque gigantesco come atleta. Ed è ovvio che poi, sai, ripeto, secondo me bisognerebbe fare quel discorso, cioè vedere. Non vedere solo il numero di pesi, ma vedere anche chi è che li spinge, perché appunto se spingo io,
ci sono 8 piastre per lato, dice: cazzo, questo è un mostro. Se ce n'è uno che pesa meno 120 kg, dovrebbe mettere ancora di più, capito? Quindi anche lì la gente non fa questi calcoli, ma soprattutto vedi questi pesi che vanno su e giù, ma io non vedo la persona che gli scoppiano le meningi, capito? Cioè, l'ultima ripetizione loro la tirano su facendo dei versi, ma non la tirano su in 4 secondi che stanno morendo. Cioè, se l'ultima ripetizione di spinta l'hammer, tu la tiri su così. Cioè, puoi aver su 180 kg, vuol dire che ce n'hai 250, capito? Cioè, bravissimo. Quindi io, ecco, il consiglio da casa, quando vedete gli allenamenti, vedete le ultime due ripetizioni, neanche l'ultima. Perché l'ultima, se la tiri lenta, vuol dire che ne avevi ancora di più, secondo me. Vedete le ultime due. La penultima, secondo me, no, per quanto mi riguarda, una serie buona è quella in cui la penultima la tiri alla morte e hai le palle di far l'ultima, che in teoria non ci sarebbe. Questo dovrebbe essere il concetto. Ecco perché quando vedo la gente che l'ultima ripetizione la tira su, per quanto possa essere pesante, far fatica, ma va su facile, boh, quella, quella lì è una serie di avvicinamento, per quanto mi riguarda. Assolutamente. E infatti cosa è successo? Quell'aneddoto che ti ho raccontato sull'allenamento delle gambe. Settimana scorsa avevo fatto un allenamento di gambe, prima volta che facevo, ok? Quindi avevo bisogno di beccare i pesi giusti, gli esercizi. Per quante serie di avvicinamento io abbia fatto, nessuna era sufficientemente pesante. Cioè, esempio stupido, dovevo fare uno squat pesante, pensavo di aver raggiunto il peso, ho sparato la serie, mi sono reso conto che l'ultima ripetizione, per quanto a fatica, ce n'erano altre due o tre. Quindi da lì cosa facevo? Riposavo 2 minuti e pensavo che la serie successiva fosse quella effettiva. Alla fine ho fatto tipo 60 serie, però di 60 serie per i quadricipiti effettive erano 6. Cioè tu immagina, ovvio che nella mia testa, se mi fossi fermato alla schedina, avrei detto, boh, stop, è finita lì. Però lì poi sta anche l'esperienza e l'amore per l'allenamento, dire, guardarsi e dire, aspetta un attimo, coglione, guarda che l'ultima era un peso grosso, ma l'hai tirato su. Per diversi fattori, perché può darsi che io quella volta lì avessi dormito molto bene la notte, bravo, fossi stato rilassato durante il giorno e quindi tiravi di più. Però ecco, lì poi viene l'esperienza. Però se non hai provato innanzitutto cosa vuol dire star sotto i pesi, non arrivi a capire se quella è una serie effettiva o solo di avvicinamento, capito? Quindi capisci che... Ma poi ecco perché capisci che il fatto di allenarsi volutamente in buffer sia una cosa tremendamente triste. Io penso che oggigiorno vengono fatte le schede con scritto di fianco buffer. Allora, ci stanno allenamenti non tirati al limite, oppure allenamenti sul volume. Se tu fai yoga training, come l'abbiamo parlato l'altra volta, per me non esiste. Cioè, nel senso, per me è tempo sprecato. Pompare su e giù, per me è tempo sprecato. E questo indipendentemente dal fatto che un atleta sia natural o supportato, eh. Cioè, il fatto che adesso vadano di moda allenarsi in buffer, piuttosto stai a casa, riposa, fai meglio. Cioè, che cavolo vai a fare in palestra? Sì. Cioè, è assurda. Cioè, reprimere il potenziale è qualcosa di assurdo. Poi, per l'amor di Dio, va periodizzata l'intensità, ok? Però ognuno di noi, secondo me, dovrebbe capire il limite suo qual è. E allenarsi in buffer, di sicuro tu i limiti non ci arrivi neanche al 60%. Sì, giusto, e il concetto va periodizzata, però quando capisci che cos'è la vera intensità, capisci che proprio il buffer non c'entra niente. Nel senso che... Sì, la ricerca, il bodybuilding, certo. L'intensità del bodybuilding è qua, ok? C'hai un range, il buffer sta qua. Certo. Cioè non c'entra proprio niente, sì. Niente. Ma facci caso, Ludo, ma vedi, ovvio che è nato anche il concetto di volume, ma se tu vedi un Schwarzenegger faceva doppia split frazionato, ok? Però Schwarzenegger faceva 30 secondi di pausa, lo diceva anche, cioè nel senso, tra una serie e l'altra, elevatissimo volume, pesi moderati, ma se tu vedi Schwarzenegger, ma anche Columbo, pace l'anima sua, per quanto fosse forte, le ultime ripetizioni comunque quello rideva, cioè andavano su comunque tranquille. Io non ho mai visto Columbo o Schwarzenegger l'ultima ripetizione tirarla su in 6 secondi, ne parliamo, ok? Quindi anche lì capisci che innanzitutto avrebbero potuto caricare molto di più e avrebbero potuto spingere con intensità. Poi che uno sposi quel volume è un altro discorso, come un Nubre. Nubre non usava dei pesoni, ma faceva delle maratone in cui c'erano delle ore che restava in palestra. Però poi c'è una cosa, anche lì stiamo parlando di fenomeni genetici, e poi aveva una supportazione dietro, questo c'è da dirlo. Però di Nubre ce n'era uno, ok? Di Thierry Pastel ce n'era uno, cioè della scuola di Nubre. Di media, i builder più grossi che si vedono sono quelli che in allenamento spingono,
che spingono davvero. E guarda che questa cosa dell'intensità sta prendendo piede sempre di più negli ultimi anni. Cioè, negli ultimi anni c'è stato un trend in cui in Italia siamo arrivati in ritardo sul volume, quindi buffer, power building, volume, eccetera. Nel frattempo, in realtà, a livello internazionale praticamente è esploso il discorso dell'intensità, del basso volume e più intensità. Infatti, vedi come si sono evoluti i vari Janssen, i vari Bennett, la scuola di JP, tutti indirizzati sul migliorare e massimizzare ogni singola serie, Sta. ok? E ragazzi, Sì. sono Ma poi, grossi, cioè sono veramente grossi, sono veramente, veramente grossi. ma se tu vedi un Clarida che ha vinto il Mister Olympia nelle 212 libbre, allenato comunque da un John, ragazzi, io ho visto l'evoluzione che ha fatto Clarida negli ultimi anni. Sì, ma ho visto l'ultimo allenamento fatto da John Milo con lui, con Clarida e con Terence Terence. Ruffin, altro protetto di John. Ragazzi, hanno tirato su dei manubri da 60 kg nelle spinte e stiamo parlando di due che non so, di un Classic e di un 212 pesi che gli Di un Open non 170 in fanno. realtà poi, Clarida. Appunto, cioè, capisci che ma anche le donne, se tu vedi anche la Miss Fitness Olimpia seguita da John Mido come si allena, ragazzi, io l'ho vista tirare, quella tira, è un carro armato, bellissima ragazza di viso, bellissimo fisico, ma tira, cioè. Non è che perché fa la fitness saltella e cazzeggia. Io ho Esatto. visto allenamenti della Griscina che quest'anno non ti è riconfermata e ci credo. Cioè, la Griscina rispetto a quella lì cazzeggia, muove i pesi tanto per, e ha una genetica superiore. La Missy, che non ha quella genetica lì, si è fatto il culo. Cioè, ma ragazzi, ma se tu vedi un James adesso l'ho seguito da Patrick, che mi ha detto anche tu che comunque tira forte, non è uno propriamente baciato dalla struttura, dalla genetica, ma ragazzi, allenandosi quel ragazzo lì è diventato quello che è. Cioè, secondo me farà sempre meglio nel corso degli anni. Cioè, la chiave di allenamento bisogna spingere. Poi, ovvio, che ognuno ha dei limiti dovuti da diversi fattori, perché comunque, sai, anche l'intensità ce lo insegna il buon vecchio Dorian. Alla fine, un minimo il prezzo te lo fa pagare. Lì sta l'intelligenza della gente Assolutamente. periodizzare. Lui non aveva freno, cioè lui tirava. Poi si è strappato mezzo mondo. Coleman, poverino, anche lui. Però Coleman ha sempre avuto le palle di tirare, cioè da dirlo. Cioè, nel senso, quei pesi lì non è che si muovevano da soli. E Coleman, per esempio, era molto più di volume. Però vedi, ecco, Coleman, per esempio, per me è stato mostruosamente, cioè geneticamente mostruoso, perché Coleman mixava un volume abbastanza elevato con dei pesi mostruosi. Però c'è una cosa. Quando io dico, ragazzi, non fatevi abbagliare dai pesi usati, cioè Coleman ha fatto 1000 kg di pressa, però capisci che l'allenamento di Coleman delle gambe non era di poche serie, quindi capisci che lui, se si fosse dato l'intensità, probabilmente di quel peso lì superava i 1000 kg di pressa. 1000 kg sembra un peso mostruoso, ok? Quindi probabilmente lui le serie non le tirava tutte al limite, perché erano serie da 12-10 ripetizioni, un minuto di pausa abbastanza breve. È ovvio che se recuperava 2 minuti, faceva meno serie, erano mille e qualcosa. Però il discorso è Beh, che però vedi. questi, anche là, ce n'è uno. Di questi ce n'è uno. Eh sì, è quello. Il problema è che non siamo tutti Coleman, neppure lui, poveraccio, si è distrutto perché ama allenarsi. Però vedi, anche lì bisogna, secondo me, avere la testa innanzitutto di conoscersi, capire, però di sicuro l'intensità come gestirsi, cioè, il discorso è questo: è più difficile imparare l'intensità del volume. Il volume è la schedina, Bravissimo, bravissimo. la fai e spingi. Il problema è che ma, sai, far fatica sembra un cazzo, ragazzi. Secondo me, vedi, ecco, sembra una cagata, ma l'intensità, le ultime due ripetizioni, bisogna vedere come le tiri su, li devi tirare su in diversi secondi la fase di spinta o tirata, e soprattutto li devi tirare su puliti, cioè devi tirare su con una tecnica impeccabile, perché lavorare di slancio, di cheating oppure diversi non serve a un cazzo. Cioè, è ovvio che se tu mi strattoni il peso lo tiri su, tiramelo su con una tecnica impeccabile, con un peso tale che ti consente di rallentare la spinta, perché non puoi cheatare con 180 kg. Io sfido chiunque a cheatare. È ovvio che se vai lì con il slancio non è pesante. No, no, E quello io assolutamente. slancio, non diverso.
Infatti, guarda, molti oppure cosa fanno? Esempio, spinte su panca, vanno di spalle o tricipiti, sì, ma non è quello, cioè, spinta su panca vuol dire tu resti petto in fuori, scapola chiusa dall'inizio alla fine. È ovvio che se tu nell'ultima spinta, sì, è ovvio che tu nell'ultima ripetizione di panca inclinata vai avanti con le spalle. Io non la tengo buona quella ripetizione, cioè se tu invece hai il petto in fuori, spalle indietro, la tiri su in 6 secondi, te la do buona, ma quella è intensità, certo. Non usare altri muscoli pur di tirar sul peso. Oppure, come abbiamo detto noi l'altra volta, esempio, una serie da 20-30 ripetizioni, quindi altissime ripetizioni, non vuol dire arrivarci alla cazzo, cioè spararne 10 in un modo, altre 10 riposando, altre 10 cittando. No, per me vuol dire 30 colpi, la prima è uguale alla terza. È ovvio che le ultime due le tiri su per grazia divina, ma le tiri su da solo e con tecnica impeccabile, in più secondi. Ecco lì, può essere secondo me per i principianti un buon metro di giudizio, cioè tecnica impeccabile, tirata su a fatica, ma tirata su con la tecnica impeccabile, senza alterare l'esecuzione, perché altrimenti lì vuol dire che stai giocando. Oppure hai caricato di più, quello sicuramente. Però ecco, vedi, andrebbero fatti veramente dei camp e dei seminari solo sull'allenamento. Adesso quando riapro, ah sì, porca miseria, li organizziamo, facciamo, prima li smontiamo e poi li facciamo far posing. Sì, ma poi c'è esatto. Sì, poi si beccano un calcio nel culo anche nel posing, perché il posing è ancora peggio, aiuto. Ma sai cosa? Delle volte, guarda, a me, ti dico, io, a me, la gente che ho allenato ultimamente, prima del Covid, ovviamente, io ho riscontrato che le donne, paradossalmente, hanno più facilità di raggiungere l'intensità degli uomini. Questa è una molti ragazzi mi odieranno, ma per me molti ragazzi sono delle pippe. La donna in palestra è molto più disciplinata, cioè almeno la donna è più brava ad acquisire la tecnica, è più brava ad arrivare, la donna è più scrupolosa, è più di lavoro mentale rispetto all'uomo. Di conseguenza l'intensità, che è una dote veramente che va raggiunta con la testa, la donna ci arriva molto prima. Cioè, l'uomo è più materiale come approccio, secondo me. E infatti le donne, sai, molte donne si vergognano, sai, di fare il verso, tipo orgasmo, tipo... Però con quelle lì, alle quali ho insegnato a sbattersi nei coglioni della gente in palestra, esatto. Ragazzi, le donne tirano su, eh. Le donne, per il fatto di essere molto... Infatti, lo dicono sempre, si dice, l'uomo ragiona con l'uccello, la donna ragiona con la testa. Ma è così in allenamento, se tu ci pensi, la donna, se la sai allenare e gli sai trasmettere l'intensità, ci arriva e ottiene dei risultati paurosi. Questa è una cosa assurda. Della serie, la donna in palestra non è il sesso debole, occhio. Ovvio che la donna carica di meno, ma ci sta. Però a livello neurale, ma sai, guarda, ti farò ridere, il primo anno che ero a Parma da giovane studente universitario con tanti capelli, io mi allenavo, la mia spotter era una donna. Io il primo anno mi sono allenato con una donna, è stata la mia prima e ultima spotter. Da allora, questa ragazza mi ricordo poi cambio città, io no, gli uomini non hanno sensibilità, nel senso non hanno né testa né sensibilità nelle mani. La donna ha quell'empatia con te, con i pesi, che sa esattamente quando aiutarti. L'uomo è un coglione, cioè l'uomo o te lo tira su il peso o ti lascia sotto. E infatti è una cosa molto, è questa cosa che ho vista nelle ragazze veramente che riescono a tirare. Io mi ricordo, guarda, l'anno scorso abbiamo vinto due gare con questa ragazza che è una bikini, anche ha un bambino, quindi veniva tre volte a Parma a settimana da Mando per farsi allenare da me. Lei, pensa a te, aveva raggiunto dei livelli ottimi, è partita da ragazza normalissima e poi a vincere gli italiani. È veramente, è stato l'allenamento, perché la dieta non è mai stato un problema. Lei l'ha sempre detto, giù, io mi devo fare allenare da te perché cambia tutto. Certo. E quando a un ragazzo gli trasferisci l'intensità, il fisico risponde in un modo mostruoso. E questo, la cosa che è assolutamente... Ma sai cosa, Udo? Si fa molto gli scienziati sul fatto di essere ginoidi, androidi, cioè si fa molto i fenomeni. Si gioca su queste cose per guadagnare. Adesso ci sono gli esperti biotipi costituzionali. Allora, questa ragazza qui era ginoide, ok? Io questa qui gli ho insegnato a fare lo squat e a spingere. Era la ragazza più tirata del pacco. Non ha mai, allora, i ginoidi in teoria non deve mai flettere le ginocchia più di un tot, si sconsigliano squat, affondi e stronzate del genere.
Io ti giuro, con lei ero partito ad allenarla da ginoide, quindi leggera, e tu giù mi sono rotto il cazzo con queste schede da pippa. Ha iniziato a spingere, non c'è stata struttura fisica avversa che tenga lì, eh. Nella serie, questa qui scottava, affondava, staccava pesante, sul palco, Esatto. era l'unica senza ritenzione idrica. Cioè, è una cosa assurda. Della serie, sì, la scienza va bene, ragazzi, va bene, ma fino a un certo punto. Perché poi quando ci metti, quando vai a superare i limiti, Esatto. cioè cambia tutto, ragazzi. Solo che i limiti va superati. Cioè, qui ci stanno facendo credere che i limiti non ti devi azzardare a sfidarli perché altrimenti ti fai male. Il problema è No, che è come è fu sempre quello, girato. Giuse, Cioè. è che loro, cioè, ti dicono che determinati feedback che tu hai, cioè che sei spostato, che sei stanco, che stai distrutto, eccetera, non vanno bene perché non sono salutari, invece è quello che è lo sport, punto. Quindi o li accetti o fai pippa, cioè è semplice. Ma sì, ma Ludo, ma anche lì, vedi, adesso ovviamente con tutte queste flexible diet, tutto, la peak week famosissima, cioè loro stanno facendo passare il messaggio che l'ultima settimana deve essere un crescendo di sollievo, un crescendo di benessere, perché tu se arrivi stanco alla gara non va bene. Raga, io alla gara, allora mi diceva Alessandro Galli, che saluto, che quando andava all'Arnold, che ha vinto diverse volte in America, l'unico italiano, lui si appoggiava a qualsiasi cosa trovasse, perché non riusciva a stare in piedi, ragazzi, non riusciva a stare in piedi. Io, esempio stupido, io devo scendere sotto i 65 kg per essere competitivo in gara, il mio peso fisiologico, ok? Quando io scendo sotto il mio peso fisiologicamente corretto, io sono di merda. Ho freddo, sono debole. Quando sono al centro commerciale o in centro, io mi devo sedere ogni 10 minuti. Non è che sono handicappato, è Certo. semplicemente che lo sport. E infatti, tutte le volte in cui me la sono vissuta bene, ero bello paciocco, ho Scusa, ma fatto cagare. Altro che ricariche, ricarichiamo esatto. in crescendo. Io, guarda, almeno per come la vedo io, poi non so te. Innanzitutto, l'ultima settimana, l'unico sollievo, sai qual è? Era staccare il cardio, che almeno era un attimino un sollievo in più di non alzare la mattina alle 5. Per il resto, quando facevo l'ultimo workout di gambe, di solito il venerdì, per me era festa perché mi ero tolto un peso della Madonna. Il resto era sopravvivere fino a sabato. L'unico Esatto. sollievo ce l'avevi il venerdì quando ricaricavi, ma che l'ultima settimana deve essere un benessere, guai se arrivi un po' patito, vuol dire che fai cagare, cioè, ti Esatto. giuro. E a me, però vedi, sta passando questo discorso come se il bodybuilding, il solito discorso, è commerciale, ma non è commerciale, ragazzi, soprattutto se vi sentite leggermente deboli. È normale, Va è bene giusto, così. anzi, è normale che sia così anche in off season quando mangiate tanto, perché là vuol dire che state spingendo come dei bastardi in palestra. Cioè, Assolutamente. se il sabato vi sentite a lei che è bello, stasera andiamo anche in discoteca, cambiate preparatore o allenatevi meglio perché c'è qualcosa che non Esatto, va. esatto. Ragazzi, purtroppo le cose secondo me vanno dette. Fare i buoni a tutti, ma non è neanche questione di fare i buoni, essere onesti. Allora, È quello che si è quello. perso, Giuse. Cioè, nessuno. C'hanno sempre paura di dire alle persone quello che va detto perché risulti poco commerciale. Cioè, se io ti dico ti faccio stare male, ti faccio patire, ti faccio di qua di là, ti spavento. Però si perde di onestà, si perde di onestà, come hai detto. Ma sai cosa, Ludo? Poi è ovvio che, per l'amor di Dio, non va confuso il fatto di essere stanco, di poter vomitare dopo uno squat, avere degli svenimenti, come il fatto di star male realmente, Ovvio, fisicamente, come ovvio. avere appunto una serie, come avere delle analisi sballate, come avere un Esatto. infortunio grave. Però comunque l'infortunio è un rischio connesso all'allenamento, che può succedere con un 2 kg, con un movimento sbilanciato, come può succedere con 220 kg di squat. Però l'infortunio è uno sport basato con i pesi, ragazzi, ci si può far male anche inciampando in palestra, quindi quello è Esatto. normale. Però ovviamente essere deboli, cioè, questo succede in tutti gli sport. Cioè, è come se un calciatore gioca due gare alla settimana, dopo 3 settimane è normale che sia stanco. Non è che il campionato ti togli una partita perché tu sei stanco. Cioè, il discorso è uno sceglie lo sport sapendo a cosa va incontro. Cioè, il bodybuilding è diventato uno sport in cui i preparatori devono far ingoiare la pillola e renderlo più facile. Esatto. Semplicemente la gente dovrebbe chiedersi se quello sport vuole fare, perché quello sport è così. Poi ripeto che molti preparatori abbiano cercato di guadagnare
su questo aspetto, cioè che molta gente non sia nata per fare bodybuilding, e questa è un'altra storia. Anche io posso domani dire, ragazzi, ho trovato un modo per insegnarvi a posare, anche se siete handicappati a posare, ok? Posso anche dirlo per far soldi, ne farei tanti, però non lo faccio, perché sono onesto. È quello che dovrebbero fare anche i coach, cioè, ci sta poi, per l'amor di Dio, cercare di rendere un attimino la pillola meno amara, ok? Quindi suggerire diversi piatti, sentire i feedback dei ragazzi, ma il bodybuilding comunque ti devi fare il culo, cioè tu vuoi fare bodybuilding, è uno sport dove devi essere molto preciso, devi organizzarti, perché per me negli anni ho capito che quando hai un lavoro, una famiglia o altro, o ti organizzi tu sto sport non lo puoi fare, esatto, in primis, esatto. E ovviamente devi incanalare la tua vita nel bodybuilding, perché è uno sport appunto che comunque devi, non è sostenibilissimo. Di conseguenza devi viverlo nel modo più sereno possibile, cercare di, devi sapere comunque quello che fai è il tuo stile di vita. Ecco, quello che loro dicono, cioè che il bodybuilding lo vogliono rendere sostenibile, vogliono far sì che il bodybuilding si concili con la vita. Ma il bodybuilding è la tua vita, cioè il discorso è quello. Cioè, se arrivi a un certo livello, sì, assolutamente. Sì, ma anche facci caso, Ludo, semplicemente se uno vuole vivere da persona normale in forma, comunque quei tot pasti alla giornata te li devi fare. Cioè, se tu non hai la forma mentis di dire io la sera devo cucinare 7 pasti per il giorno dopo, non fare bodybuilding. A meno che non sei come il mio caro amico che spende 8 euro per farsi cucinare un etto di riso dal giapponese qua sotto. Cioè, se non sei in grado di cucinarti 100 grammi di riso bollito, cambia sport. Esatto. Però vedi, già il fatto che tu devi pensare di prepararti 7 pasti, o sei disposto a farlo, o hai soldi per pagare qualcuno che te lo faccia, o cambia sport. Quindi anche lì capisci che proprio vedi una cosa, devi avere una forma mentis della serie, io questa cosa la devo fare. Ovvio che poi se ami farla lo vedi col tempo, perché ovviamente sai, ecco perché in primis devi amare allenarti e soprattutto deve piacerti vederti bene. Poi col tempo capisci se tu vuoi fare tutta la tua vita, preparare i pasti, allenarti. Esatto. Là ce ne passa. Però di sicuro devi essere predisposto nel modo giusto a uno sport che è tremendamente serio. Forse è uno sport molto più serio di altri. Perché? Perché c'è anche il fattore dieta dietro. Questo c'è da dirlo. Perché, per esempio, il nuoto o il calcio sono sport in cui hai i tuoi allenamenti, però è molto allenamento. Ecco perché quando io e te diciamo, ragazzi, è soprattutto allenamento... Perché negli altri sport, ad esempio sport di squadra, io quando giocavo a basket non avevo il nutrizionista. Chi cazzo me l'ha mai detto? Ma ti dirò, anche quando facevo powerlifting, che gareggiavo nel powerlifting, i miei allenatori di powerlifting non mi hanno mai fatto la dieta. Non mi hanno mai detto giù. Sai cosa dicevano? Giù, mangia cazzo, mangia di più, mangia più pane, patate. Cioè, era proprio vecchia scuola. Cioè, io ho buttato giù, mangiavo, poi mi sono gestito io, leggevo i libri, ma... Quindi, come vedi, nel calcio il mio ex preparatore, si chiama Matteo Pincella, lui pensa che adesso è preparatore nutrizionista della nazionale di calcio dell'Inter. Lui mi diceva che fino a 2 anni fa nel calcio i giocatori non mangiavano bene, cioè mangiavano cornetti, pasta. Da quando c'è lui alla nazionale, lui li fa preparare i 6 pasti al giorno, gli spuntini, ma prima i giocatori mangiavano alla cazzo. Quindi capisci che anche nei sport di squadra ad alti livelli, parliamo di nazionale di calcio, esatto, anche di rugby, è solo allenamento. Questi si ammazzano di allenamento. Perché nel bodybuilding in teoria non dovrebbe essere così, quando negli altri sport è così? Guarda, Giuseppe, in più però... Ti dico, magari dedichiamo il prossimo podcast al discorso della dieta, ok? Perché sennò andiamo lunghi. Ma infatti facci caso... Poi però vedi, per dire appunto che il bodybuilding, oltre a mento, c'è anche il fattore dieta, ecco perché lo rende uno sport tremendamente difficile. Esatto. Io ti direi. Quindi, che... loro vogliono rendere lo sport più bello e più facile del mondo, quando in realtà è quello. No, in più, se ci aggiungi anche la necessità di avere alcuni criteri per poter poi essere uno di quelli destinati a far bene. E là, ragazzi, esatto, capisci che è veramente tremendo spietato come sport. Esatto. Ecco perché è lo sport con gente più affetta da problemi mentali del mondo. Perché ovviamente, ragazzi, la gente si butta dai ponti per i bodybuilding, questo sì, c'è da dirlo. Siamo tutti qua. Ed è l'unico sport dove a livello agonistico non paga farlo, perché è lo sport dove sono solo delle gran spese e la gente continua a farlo. Però vedi, è tutto...
un controsenso. Cioè, ecco perché il sunto, sai qual è, Ludo? Molto semplicemente. Che chi fa passare questo messaggio, cioè che bodybuilding sia facile, bodybuilding non l'ha mai fatto. Cioè, è molto, non l'ha mai fatto. Questo è tutto, assolutamente. Cioè, oppure non l'ha mai fatto in modo serio, perché allenarsi, fare una garetta del cazzo, non è bodybuilding. Esatto. Io, guarda, conosco dei miei amici che sono dei gran bodybuilder, non hanno mai gareggiato. Se solo volessero gareggiare, si piacerebbero senza, ma non hanno mai sgarrato, mai fatto una vita sregolata, sempre allenati pesanti. Cioè, il bodybuilding non è solo agonismo. Il salire sul palco è pure esibizionismo e amore del palco. Cioè, se tu hai bisogno del palco come motivo di allenamento per allenarti e fare la dieta, cambia sport per me. Per me è bodybuilding e dieta allenamento. La gara non sembra niente. Sì, cioè, per me bodybuilding, appunto, come metto tu, allenamento e dieta è amare quello che si fa. La gara viene dopo. Sì, quello è un punto. Ed è un motivo per il quale, appunto, oggigiorno molti ragazzi poi mollano dopo quello. Però vedi, sono cose, cioè non è che io e te siamo dei luminari, cazzo, cioè nel senso sono dei ragionamenti che dovrebbero venire spontanei. Però io ovviamente sto sentendo tante di quelle cazzate in giro che cioè veramente, oh, ripeto, c'è il Covid, si lavora poco, per amor di Dio, si lavora meno, c'è necessità di lavorare, ma un minimo di onestà intellettuale, perché poi non ci lamentiamo che i ragazzi crescono male. Cioè, io ti giuro, sento di quelle robe assurde, che se non gli dai il passo libero settimanale non iniziano neanche il percorso. No, ma infatti è proprio sbagliato il presupposto che si dà, il messaggio che si dà, però questo è quel che è. Senti, io direi di rimandare al prossimo podcast e di parlare di alimentazione, ok? Che questo ci siamo belli concentrati sull'alimentazione. Sull'alimentazione, secondo me, veramente sarà una bella mazzata per molti. Allora, guarda, io ti direi, il prossimo parliamo di alimentazione, di come impostarla nel bodybuilding e degli Fit Your Macros, così ci divertiamo. Assolutamente. E anche per i ragazzi, se scrivono qua sotto nei commenti magari qualcosa che vogliono sapere, così prendiamo anche spunto. Assolutamente. Ok? Assolutamente. Vai. Più volentieri. Noi ci sentiamo tra poco su WhatsApp per le nostre. Esatto. Okay. Va benissimo. Ludo, a dopo allora. Ciao Giuse, grazie ancora. Ciao. Grazie a te. Ciao.